Arrivo in città di un reggimento austriaco con coccarda jugoslava. Se ne va all'arrivo degli italiani il 7 novembre. Nel periodo armistiziale, nell'ex contea di Gorizia Gradisca, sono abolite pratiche religiose, insegnamento obbligatorio della religione, e viene fatto una specie di referendum nel quale il 99% dei genitori delle nostre terre e il 95% nella Trieste massonica sono a favore del mantenimento dell'insegnamento della religione. Già una volta l'ho riferito, questa è una testimonianza orale che ho incrociato a Villesse, quando le donne andavano a protestare in municipio e gridavano a casa il prete che le dica a casa loro che nessuno viene a calmarsi. Reazione plebiscitaria abbiamo visto da parte della popolazione e una circolare del governo Giolitti del 21-11 del 20 che lo reintegrò. Questo racconta Camillo Medeo, ciò per capire lo sconvolgimento delle nuove province, cioè sconvolgimento anche della vita, della mentalità. Trattato di San Germano, 10 del 9 del 19 con le potenze vincitrici, Trattato di Riepallo, 12 dell'11 del 20 per il rapporto con la Jugoslavia, la contea di Gorizia, si sa anche Trentino, il cosiddetto Alto Adige, che era il Sud Tirolo, Gradisca diventa Italia, e Tarvisio, Trieste, Istria, Isola del Quarnero, Zara. L'annessione è realtà con la presa d'atto del Parlamento italiano e la legge 19/12/1920, numero 1778, che approva il trattato di Rapallo fra il Regno d'Italia e il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale numero 300 del 21 dicembre 1920. Il 2 febbraio 1921 il Parlamento ratifica il trattato di Rapallo, per questo l'annessione viene assegnata spesso a date diverse. Quanto fu popolare l'annessione? Lo si coglie di qua e di là, a parte le lapidi, che non è propagandistico o esagerato definirle bugiarde. Il fatto stesso che questi non è bene che le lapidi siano trascurate, di qualsiasi parte siano, non è un bene. Ecco, bisogna mantenere e spiegare, ma il fatto stesso che siano state così trascurate, se voi andate nei paesi dove sono state lasciate nel più profondo abbandono, ecco, è sintomatico di quello che sentiva la gente. Lo si coglie quella, il 10 dicembre il decano di Visco, Mesro Biustulin, internato in Italia 4 anni, poi sarà parroco arciprete di Aquileia, scrive in Curia Gorizia sui festeggiamenti da tenere ad Aquileia e promette leale collaborazione dei sacerdoti del decanato. Leale collaborazione dei sacerdoti del decanato. Se noi facciamo la domanda contraris, capiamo qual era il sentire di questi sacerdoti, no? Assicurano il loro intervento in quanto i doveri del loro ministero lo permetteranno.